Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di trasporti, perché a pochi giorni dalla conferenza stampa del presidente di TUA Gianfranco Giuliante è arrivata la replica dei sindacati. Per le segreterie regionali c'è bisogno di un bando dove tutti possano partecipare, anche chi ha lavorato già con l'azienda. Stefano Recanati. Il nuovo piano di assunzione della TUA alla base delle divergenze che in queste ore si stanno verificando tra l'azienda di trasporto unico della nostra regione e i sindacati. Per le segreterie, l'assunzione di 127 operatori da smaltire nelle annualità 2022-2023 sono del tutto legittime da parte dell'azienda, ma c'è bisogno di un nuovo bando per dare a tutti, specialmente a chi ha lavorato in azienda come interinali, di poter migliorare la propria posizione. Questo bando non deve prevedere penalizzazioni in termini retributive e contrattuali per questi lavoratori che si sono già formati nel tempo. Questi non hanno bisogno di avere un percorso formativo, quindi è inaccettabile, intollerabile che ci siano penalizzazioni retributive e salariali. È la vostra richiesta per riaprire un confronto proprio con l'azienda? Guardi, la nostra richiesta è da 2 anni quella di assumere personale. Lo abbiamo fatto attraverso 4 scioperi. Ci sono oggi, mentre parliamo, 3 vertenze aperte in Lanciano, Pescara e Teramo. Mentre parliamo saltano corse. Dal 1 al 31 gennaio sono state soppresse 136 corse per carenza di personale. Se questa è la TUA che rispetta gli accordi, noi capiamo benissimo il nervosismo di Giuliante, ma i cittadini e i lavoratori aspettano risposte. Il continuo ricorso all'interinale è l'altro nodo da sciogliere. Per i sindacati queste figure vengono utilizzate per coprire turni gravosi. Noi sappiamo per certo che questa cosa sta nei limiti della legalità. Invece questa azienda continua imperterrita ad utilizzare questo interinale. Il problema è incentrato tutto qui, perché l'azienda vorrebbe che noi firmassimo un accordo dove i neoassunti avessero lo stesso trattamento degli interinali, ancorché secondo noi illegittimo. Sotto la lente d'ingrandimento delle sigle sindacali non solo i lavoratori, ma da qualche tempo è finito anche il bilancio della stessa azienda di trasporto. Con la passata amministrazione TUA aveva 1.600 dipendenti, oggi TUA ne sono scarsi 1.300, non erogava un premio di risultato a tutti i dipendenti di un valore di 1.400.000 euro, oggi non viene dato più e per di più non vengono date delle subconcessioni dove l'azienda TUA da subappaltatore ricava 50 centesimi a chilometro a differenza della prima amministrazione, quindi mi corre l'obbligo, se noi le sovrapponiamo queste due cose, vedere che effettivamente la TUA sarebbe abbondantemente sotto il passivo. Andiamo a Pescara adesso, perché la nuova rigenerazione urbana della città passa anche dal nuovo porto. Delle nuove opportunità si è parlato questa mattina all'ex Aurum in un convegno dal titolo Nuovo porto di Pescara e Waterfront. Confcommercio, unitamente ad esperti del mondo dell'università e dell'economia, oltre ad esponenti politici e delle istituzioni, hanno affrontato il tema del nuovo porto di Pescara. Tra le opere da riqualificare, le banchine, le case dei pescatori e il nuovo asse attrezzato che andrà a collegarsi direttamente con il porto. Tutto questo, se va pensato, va pensato soltanto in forma unilaterale, io credo che debba essere pensato tra più attori. Per realizzare questo c'è bisogno di capacità, di conoscenza sui waterfront che hanno fatto in altre città, vedi il waterfront di Palermo, vedi il waterfront di Genova, vedi il waterfront di Pantelleria, quindi ci sono esperienze in passato che hanno dato lustro. Certamente una rigenerazione urbana fatta con le dovute opportunità riconquista anche il territorio sotto l'aspetto delle imprese, ecco perché Confcommercio oggi è presente. Il waterfront è la nuova era delle città sul mare e l'occasione per la realizzazione potrebbe venire dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Una volta costruito il porto noi avremo i collegamenti con la Croazia, chiaramente a ridosso del porto ci saranno infrastrutture alberghiere, ricettive, commerciali, tutto. Basta che uno arrivi in vacanza, scende davanti a un porto e si rende conto che trova
appena si sbarca. Il nostro porto purtroppo da 10 anni, vuoi per l'idragaggio, vuoi perché c'è stata poca attenzione, è fermo e sta diventando un ghetto, invece dovrebbe essere un fiore all'occhiello per la città di Pescara. La notizia che vede già pronto il piano per ripristinare i collegamenti con la Croazia a partire dalla prossima estate lascia ben presagire, ma al contempo non si possono chiudere gli occhi a quelle che sono le problematiche dovute all'insabbiamento. Questo è un problema oramai annoso per il nostro fiume e per la nostra città, un porto statale che da troppo tempo è chiuso perché è stato trascurato dal livello nazionale. Ci siamo rimboccati le maniche per dare un aiuto alla marineria, quindi abbiamo fatto la gara, siamo lì per fare gli interventi, ma sul porto la situazione si chiuderà nel momento in cui finalmente si collegherà il molo nord alla diga foranea, si collega il molo sud alla diga foranea in modo da permettere un'uscita diretta del fiume verso il mare. Andiamo a Città Sant'Angelo adesso, dove 4 giovani tra i 20 e i 36 anni sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in un'abitazione. I soccorsi sono stati richiesti all'alba, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno trasferito i 4 con alcune ambulanze all'ospedale civile di Pescara. Per ricostruire l'accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Montesilvano e della stazione di Città Sant'Angelo. Provvidenziale è stato l'allarme lanciato da uno dei 4 e l'arrivo tempestivo dei soccorritori. Andiamo a Teramo adesso, sempre più frequenti i furti e gli episodi di microcriminalità. Le zone maggiormente colpite sono i quartieri periferici e le frazioni. Il deputato della Lega Antonio Zennaro punta il dito contro l'amministrazione comunale che minimizzerebbe il problema. Il sindaco D'Alberto non è d'accordo e replica che la città, pur vivendo disagi comuni al resto del paese, è più che sicura. Tania Bonici Castelli. Un'ondata di furti con scasso nelle periferie e nelle frazioni di Teramo sta preoccupando e non poco cittadini e forze dell'ordine. Le zone maggiormente colpite sono San Nicolò, Villa Mosca, Collatterrato, ma anche i quartieri della Cona e di Fonte Baiano. Nella frazione di Forcella in particolare poi i casi si stanno moltiplicando di ora in ora. I furti avvengono spesso di pomeriggio, c'è qualcuno che riceve i ladri anche 2 volte al giorno. I residenti, scoraggiati dalla situazione, si stanno organizzando in ronde. Purtroppo a Teramo da affrontare non c'è solo il problema dei furti in centro storico. Durante i fine settimana bande di giovanissimi, spesso ubriachi, danno vita a risse sanguinose e a schiamazzi violenti fino alle prime luci dell'alba. Sul tema è intervenuto il deputato ex 5 Stelle, oggi della Lega, Antonio Zennaro, che invita tutti a porsi interrogativi seri sul tema della sicurezza nel capoluogo aprutino. La rapida successione di episodi di microcriminalità che si sta verificando a Teramo, sostiene Zennaro, mette a rischio la tranquillità dei cittadini. Violenze che non sono un buon biglietto da visita viste dall'esterno. È un errore minimizzare, come pare stia facendo l'amministrazione, conclude il parlamentare, che ha chiesto un incontro al nuovo prefetto. All'attacco di Zennaro non ci sta il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, che sottolinea che nessuno può permettersi di cercare disperatamente di recuperare consensi giocando sull'immagine della città di Teramo e della sua comunità. L'attuale amministrazione comunale, scrive D'Alberto in una nota, non ha mai sottovalutato il tema della sicurezza e non può passare l'immagine di una città pericolosa perché Teramo non lo è. Gli ultimi episodi vanno ricondotti a problematiche attualmente comuni purtroppo a tutte le città italiane. Zennaro si adoperi invece, conclude il sindaco di Teramo, affinché il governo adotti provvedimenti volti a rafforzare gli organici delle polizie locali. I carabinieri della stazione di Miglianico hanno denunciato la Procura della Repubblica di Chieti per interruzione di pubblico servizio e sanzionato con una multa di 600 euro un uomo del posto. Alcuni giorni fa si è presentato all'ufficio postale di Miglianico entrando senza esibire il Green Pass. Quando l'impiegato prima e il direttore dell'ufficio poi gli hanno spiegato che se lo avessero fatto entrare avrebbero commesso un illecito, l'uomo ha iniziato ad inveire. A quel punto le persone in attesa sono state fatte uscire e chi era allo sportello ha dovuto interrompere le operazioni in corso. È stato chiesto l'intervento dei carabinieri che con difficoltà hanno fatto calmare l'uomo e lo hanno condotto in caserma.
Evitare la chiusura dei tribunali minori per 2 anni con l'inserimento di un emendamento nel testo del decreto mille proroghe e poi lavorare per rivedere la geografia giudiziaria. Sono queste le tappe per scongiurare la soppressione dei presidi di giustizia di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Entra nel vivo la battaglia per la salvezza dei tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Dopo l'incontro con il ministro della giustizia Cartabia, i presidenti degli ordini degli avvocati e il governatore Marsilio hanno partecipato ad un incontro con i parlamentari abruzzesi per discutere sulle prossime mosse da adottare per evitare la chiusura, ad oggi fissata al settembre 2022. La strada da seguire è quella di una proroga di 2 anni da presentare in un emendamento da inserire nel decreto mille proroghe. Da Marsilio e dagli avvocati è partito il pressing sui parlamentari abruzzesi per l'approvazione dell'emendamento sulla proroga alla chiusura, un passo che consentirebbe, ha dichiarato Marsilio, di affrontare nel merito l'eventuale proposta che verrà fatta dal Ministero e dall'altro di farlo da una posizione di forza. C'è un dato concreto che va sviluppato, che va utilizzato, cioè l'impossibilità di Chieti e di L'Aquila di accogliere i tribunali soppressi, cioè Avezzano sul muro da una parte e Lanciano e Vasto dall'altra. Tra l'altro si deve aggiungere un elemento che è stato proprio dichiarato dalla Ministra, cioè che le prerogative della legge, quella del 2011, quella cioè relativa alle soppressioni, ormai sono cambiate, non è più il risparmio di spesa, ma l'efficienza. Se questo è il dato che occorre inseguire, è già raggiunto per i tribunali soppressi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, perché sono notoriamente, almeno lo sono state negli ultimi 2 anni, i più efficienti sicuramente dell'Abruzzo. Concessa la proroga, ci aspettiamo innanzitutto la riapertura delle piante organiche, perché tutti e 4 i tribunali, per il fatto che non esistono più nei computers del Ministero, stanno soffrendo questa mancanza di dipendenti del tribunale. E poi ci aspettiamo che in questi 2 anni si possa fare una sorta di comitato in modo da ridiscutere la geografia giudiziaria, comitato che tra l'altro già c'è, interparlamentare, quindi già c'è, quindi ampliarlo, di ridiscutere nuovamente questi argomenti in modo da modificare la norma del 2011 che ha fatto quell'elenco di tribunali soppressi. Anche a Pescara, come in tutta Italia, oggi si è reso omaggio alla figura di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, ed ucciso nel campo di concentramento di Dachau dopo aver liberato più di 5.000 ebrei dalla crudeltà nazista. La Polizia di Stato ha reso omaggio nella giornata di oggi alla figura di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume e deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di sterminio di Dachau, dove fu deportato l'anno prima. Durante la sua permanenza a Fiume come funzionario di pubblica sicurezza, Palatucci si adoperò per salvare migliaia di ebrei dalle persecuzioni razziali, gesto che gli valse il riconoscimento di giusto tra le nazioni. Anche la città di Pescara, davanti all'Ulivo e alla Targa, in sua memoria ha ricordato quest'eroe che ha sacrificato la propria vita per salvarne altre. Giovanni Palatucci è stato un eroe, è stato ed è un eroe perché le sue idee continuano a camminare e noi vogliamo che le sue idee passino anche tramite le nuove generazioni, per cui ho dato l'incarico a questi studenti del liceo classico di approfondire la tematica del suo gesto. Gli eroi a volte sono inconsapevoli, io vedo una situazione paradossale, intervengo. Ma lui era un eroe consapevole, lui sapeva che con le sue azioni, che sono durate dal 1937 al 1944, avrebbe rischiato la deportazione, perché poi, essendo un funzionario di polizia, conosceva bene quali erano i meccanismi della Gestapo e della soluzione finale di Hitler. Quindi è un eroe consapevole, possiamo dire, ed è un eroe scomodo. Mi è piaciuto leggere prima una lettera che lui ha fatto ai genitori, in cui denotava il cattivo rapporto che aveva con le istituzioni e anche con i suoi superiori, e diceva: io sono diverso da loro sono diversi da me, lo sappiamo, ci rispettiamo ma lo sappiamo. E poi ha detto: posso fare un po' di bene, in quella lettera che io ho letto prima, alludendo a quello che stava facendo. È chiaro che non potevo in quel periodo dire espressamente quello che accadeva, anche perché si faceva la lettera passava la censura, veniva spedita, ci metteva 15 giorni per arrivare, eravamo nel 1941 in questo caso. Quindi è un personaggio che insieme a Salvo D'Acquisto, secondo me, sono gli eroi più cristallini che possono avere le forze di polizia in Italia.
I lavori svolti negli anni precedenti hanno portato la provincia di Teramo ad essere tra le migliori in Italia per quanto riguarda lo spreco di acqua. La Ruzzoreti, nonostante un inverno secco, si dice fiduciosa per la prossima estate. Non c'è solo l'emergenza Covid a determinare grande preoccupazione per le zone rosse e così anche per le disponibilità idriche negativamente condizionate da un inverno finora avaro di significative precipitazioni. La carenza idrica del 2021 in Abruzzo è un effetto combinato del riscaldamento globale che sta di anno in anno prosciugando i fiumi e della dispersione d'acqua. Si parla del 55,6% riferito al 2018, causata da una rete colabrodo cui non si è provveduto nell'ultimo trentennio. E se le province di Chieti e Pescara hanno pagato a caro prezzo, addirittura fino ai primi mesi autunnali, la crisi idrica, decisamente meglio è andato per la provincia di Teramo. Uno studio di Confartigianato l'ha posta tra le 15 migliori province italiane con il 27,3% di perdite idriche tecniche rispetto al 42% della media nazionale. Un risultato possibile grazie agli investimenti mirati che la governance della Ruzzoreti ha messo in atto negli ultimi anni e che aumenta la fiducia in vista della prossima stagione estiva. Fortunatamente gli investimenti che noi abbiamo fatto sul territorio per quanto riguarda l'acquedotto ci hanno supportato lo scorso anno a gestire una situazione veramente molto pesante, infatti la provincia di Teramo è quella che forse ha sofferto di meno di quelle che hanno anche la costa e quindi l'aspetto marittimo, per cui il turismo. E quest'anno ci auguriamo di essere sempre allo stesso livello, dato che gli investimenti sono aumentati e noi abbiamo il potabilizzatore che riusciamo di Montorio Alvomano, che è un grande aiuto, che ultimamente porta circa 800 litri d'acqua al secondo, quindi è di grande supporto, il Gran Sasso, con tutta la gestione che ne connette, quindi siamo abbastanza fiduciosi. Certo è che è stato un inverno particolarmente duro sotto questo profilo, perché è piovuto pochissimo, almeno fino ad ora. Quadri in matita e pastello che raffigurano la Monte Silvano del passato sono state donate al comune dal pittore e incisore Mimmo Sarchiapone e sono da oggi in mostra permanente a Palazzo di Città. Si tratta naturalmente di lavori, sono matite, matite e pastello, sono immagini di Monte Silvano, infatti per me la chiamo, c'era una volta Monte Silvano. Dico brevemente che sono state realizzate per una mostra fatta su al borgo di Monte Silvano in occasione di un evento di Accendiamo il Medioevo. A questo evento partecipò naturalmente il sindaco. E lì nacque questa l'ipotesi di donare il corpo delle opere al comune per stare in permanenza, anche perché queste opere non sono un elenco di tutta la donazione che ho fatto alla Fondazione Pescara Abruzzo, che mi sta realizzando un museo a Pescara, il Museo della Grave, che sono un incisore. A me è colpito molto di tutte quelle opere lì, stranamente via Marinelli, perché diciamo vederla oggi e poi aver trovato, innanzitutto si tratta della traduzione grafica di vecchie foto dell'epoca, queste opere qui, quindi rivedere com'era allora e vederla adesso, insomma direi che quella immagine lì dà proprio il senso della trasformazione che è avvenuta in questo tempo. Un passato che è rappresentato in questi bellissimi disegni di un artista importante come Mimmo Sarchiapone, che ha voluto donare queste opere alla città, e noi abbiamo pensato di quale miglior posto se non il Palazzo Città per ospitare questa galleria che rappresenta appunto la Monte Silvano che c'era e che in qualche modo anche oggi, benché trasformata, continua ad essere una città bella, viva. Insomma, che tanti turisti continuano a visitare ed apprezzare. Apriamo la pagina di sport adesso, partiamo dalla Serie C. Dopo il tris rifilato al Gubbio, una classifica che vede il terzo posto a soli 2 punti, per il Pescara arriva il momento più duro del calendario. Non solo il Tour de Force di 5 partite in 15 giorni, ma anche gli impegni contro le squadre migliori del girone. Per la formazione di Gaetano Oteri sarà una fase verità. Andrea Costantini. Lunedì inizierà il ciclo di ferro del Pescara, 5 partite in 2 settimane, ma la cosa riguarda tutte le squadre del campionato, che dovranno chiarire la consistenza dei biancazzurri e se ci sono concrete possibilità di ambire al terzo posto, come la classifica fa intendere, visto il meno 2 dal Cesena materializzatosi dopo l'ultima giornata. Si giocherà tanto in poco tempo e per il Delfino saranno test altamente significativi, intanto perché saranno 4 trasferte su 5. L'unica gara in casa è lo scontro direttissimo contro un
Portella in condizioni smaglianti e due di quelle trasferte saranno contro le dominatrici del girone, Reggiana e la neocapolista solitaria Modena. Se la gara contro l'11 di Tesser chiuderà il Tour de Force, quella contro la Reggiana la aprirà e il Pescara arriverà all'appuntamento col vento in poppa, forte di 9 risultati utili consecutivi, di una squadra che ha ritrovato convinzione e il cui attacco sta ora producendo con buona prolificità. Se fino al match con l'Ancona il Pescara non aveva mai segnato più di 2 reti, questo è accaduto in 3 partite su 4 del 2022. L'unico mezzo passo falso è arrivato contro una Carrarese che ha imposto il pari e meritava di più proprio la Reggiana. Si può obiettare anche giustamente sulla consistenza degli avversari, ma il Gubbio da inizio stagione è in zona playoff e la Viterbese nelle ultime 7 giornate ha preso gol solo dal Pescara e sta risalendo da una classifica deficitaria. Certo che i biancazzurri hanno però ancora tanto da dimostrare e misurarsi intanto contro l'imbattuta Reggiana e poi con l'ispirata Entella aiuterà a capire la dimensione reale della squadra di Auteri. Reggiana che d'altro canto avrà Rossi e Rozio squalificati e affronterà il posticipo con molta pressione addosso dopo aver lasciato il primato al Modena e dopo una partita come quella dello Stadio dei Marmi a tratti in affanno, specie nel primo tempo. Con il recupero di Derisio, Auteri avrà quasi l'intero organico a disposizione, resterebbero da verificare le condizioni di Memusciai e Chiarella. La coppia Pontisso-Pompetti nel mediana ha dato garanzie, in avanti Rauti e Ferrari appaiono intoccabili, il ballottaggio sembra quello tra Dursi e un Clemenza rilanciato dal bel gol al Gubbio. In difesa Auteri dovrà decidere se riproporre il giovane Veroli o se schierare un reparto più esperto, confermando Gherardi nel trio davanti Sorrentino. D'altro canto Diana, che ha una rosa profondissima, ha intanto il dubbio del modulo, poiché alterna 4-3-3 e 3-5-2. Dovrebbe recuperare Cigarini, uscito malconcio da Carrara, e spera di riavere in difesa Cremonesi. Tornerà Zamparo dal primo minuto. A Carrara, il possente centravanti, 12 reti finora, ha trovato il gol appena entrato in campo. A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri di Asti. Primo gol in maglia Teramo, una rete che vale 3 punti, quella di Roberto Codromaz, uno degli arrivi di gennaio di una retroguardia, quella biancorossa, corto di interpreti visto l'infortunio di Bellucci e la squalifica proprio dell'ex Piacenza che guarderà il diavolo dalla tribuna a Viterbo dopo il rosso rimediato domenica a tempo praticamente scaduto contro la Lucchese. È molto, molto importante qualsiasi risultato, venivamo da 2 sconfitte. E penso che sia che abbiamo vinto per me soprattutto nel miglior dei modi, ma anche a livello di squadra è stata una grande prestazione, sono stati belli compatti, quindi è stata una vittoria che sicuramente ci darà uno slancio importante secondo me in questa rincorsa salvezza. Allora mercoledì secondo me, tra l'altro, abbiamo fatto anche rispetto magari alla prestazione di Imola, abbiamo fatto una ottima partita, forse a livello di prestazione di gioco anche meglio di domenica con la Lucchese. Quindi, insomma, poi figurati, prendere un palo al 90esimo ti porta dentro qualcosa, ti fa fremere dentro. Veramente me lo sono portato per 3 giorni sta cosa, un po', diciamo che mi aveva buttato un po' giù, perché figurati, per un difensore non è così facile fare gol. E poi io nella mia carriera ho sempre fatto insomma un gol a stagione. E quindi pensandola così potrei essere già 2 gol con la maglia del Teramo, però diciamo che l'ho inseguito veramente tanto e sono riuscito a fare il mio primo gol da fuori area della mia carriera, quindi veramente meglio di così, e ovviamente da 3 punti, quindi meglio di così non poteva andare. L'infortunio io non avevo assistito comunque all'infortunio, però lo stesso giorno ci avevo parlato, insomma era molto giù di morale e si pensava a tutti che potesse essere un infortunio molto molto peggiore di quello che in realtà poi è, quindi siamo tutti molto contenti che alla fine non sia così grave come sembrava all'inizio, perché veramente inizialmente tutto indicava che poteva esserci stato magari una frattura dei legamenti del ginocchio, quindi però alla fine così non è stato, c'è stato solo un poi insomma lesione del menisco. Una lesione del menisco, sì, quindi un mese e mezzo, 2 mesi e dovrebbe essere di nuovo con noi, speriamo. E per quanto riguarda ovviamente il mercato, insomma, non è cosa
cosa da me. Beh, sicuro sarà una gara secondo me sulla falsariga di quella di domenica, perché ormai soprattutto per le squadre come noi ogni punto è molto importante, e quindi secondo me non ci saranno tanti gol, tante occasioni, sarà una partita delle difese secondo me, però insomma speriamo. Sono convinto che abbiamo le capacità di vincere una partita del genere contro la Viterbese, che anche nonostante si sia rinforzata molto anche con l'arrivo di Mimmo, di Domenico Mungo. Quindi sarà sicuramente, come tutte, d'altronde, una partita tosta tosta. Panchine al centro dell'attenzione in Serie D. Ufficiale il ritorno di Daniele Amaulo a Pineto, mentre a Notaresco il patron Di Giovanni conferma Epifani per un progetto tecnico che, seppur leggermente deficitario, è in linea con quanto la società aveva come obiettivo ad inizio anno. Panchine al centro dell'attenzione in Serie D per un Pineto che cambia, un Notaresco che invece conferma la fiducia al proprio timoniere. Ufficiale in casa biancazzurra l'esonero di Marco Pomante e il ritorno di Daniele Amaulo. I risultati evidentemente non soddisfacenti della squadra hanno suggerito al presidente Silvio Brocco di richiamare l'allenatore marchigiano a distanza di quasi un anno dalla debacle di Castelfidardo, con conseguente addio nelle ore successive, per promuovere proprio Pomante, allora tecnico delle giovani fino alla prima squadra. Un ritorno al passato che vorrà dire anche parziale trasformazione di un organico già costruito e ristrutturato in corso d'opera, e che non avrà Marco Ciarcelluti, che saluta, e Vallangolana, che invece, pur con risultati non eccelsi, sceglie una strada diversa, quella della continuità. Il Notaresco, con il patron Salvatore Di Giovanni, che si dice deluso dai risultati fin qui raggiunti, senza riuscire a spiegarsi il perché di questa involuzione, di queste prestazioni altalenanti. Allo stesso tempo, continua il massimo dirigente, vorrei far notare che comunque sin dall'inizio del campionato stazioniamo tra le prime posizioni. Tutto questo però non inficia la stima e la fiducia, si legge nella nota della società, verso Massimo Epifani. Un vero professionista, conferma Di Giovanni, grande lavoratore, persona seria e preparata, e per me in primis, ma per la società tutta, rappresenta una garanzia sotto l'aspetto tecnico e gestionale. L'obiettivo iniziale, conclude, era quello di disputare un campionato di vertice e di lottare fino alla fine per qualcosa di molto importante, e ad oggi, anche se con un leggero ritardo, siamo in linea con le aspettative iniziali. Domenica intanto sarà tempo di riscatto per le due formazioni, due sfide interne. Aurora Alto Casertano per il Pineto, Nereto per il Rossoblù, per rimettersi in marcia in vista di obiettivi che a questo punto saranno confermati solo strada facendo e solo col supporto dei risultati. E a proposito di Serie D, tra poco il recupero tra Castelnuovo e Vasto Girardi, recupero della giornata numero 17, il girone di andata, ovviamente del girone F. Per noi al comunale di Castelnuovo c'è Stefano Recanati. Buon pomeriggio Stefano, linea a te per le formazioni ufficiali. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio ai telespettatori del TG6, squadre che ancora fanno il loro ingresso in campo, poco più di 5 minuti all'inizio di questa gara. Andiamo subito a darvi le formazioni con il Castelnuovo che si schiera con Natale in porta, Casimiri, San Severino, poi Orlando, Camilleri, Terrenzio, Degidio, Alfieri, Foglia, Lorenzo Emili e Scacco. Rivoluziona un po' la formazione mister Guido Di Fabio, che dovrebbe tornare a giocare dopo 47 giorni dall'ultima sfida del 22 dicembre contro il Monte Giorgio, proponendo una difesa a tre. Poi vediamo meglio lo schieramento in campo dei suoi in panchina: Scarbillo, Cangemi, Pulsoni, Leonardo, Emilio rientrato dal prestito dei Porto d'Ascoli, poi Cristiani, Campeste, Ragni, Sgambato e Cacciola. Non ci sono i due nuovi arrivi, Bubalo e Cheba. Colli risponde il Vasto Girardi con Distasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggeri, Mazzeo, Donatello, Irace, Salatino, Guida e Alagia. L'allenatore Fabio Prosperi, che porta con sé in panchina Castelli, Nespoli, Gargiulio, Maracucci, Rinaldi, Buglia, Secondo, D'Argenio e Prato. Dirige l'incontro Riccardo Fichera di Milano, il primo assistente Bruno Dappido di Roma 1, il secondo assistente è Gino Passaro di
Salerno. Prima ascoltavo anche il servizio che avete proposto sulla Serie D per quanto riguarda le panchine. L'allenatore, ex ormai allenatore del Pineto, Pomante, è anche oggi qui allo stadio di Castelnuovo per assistere a questa sfida. Dunque, non più impegnato con i suoi allenamenti, oggi si gode una partita dall'esterno. Chissà se ci sarà anche spazio per capire quali sono i suoi sentimenti poi alla fine del suo rapporto con il Pineto. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, il servizio sarà proposto questa sera nel corso del TG6 delle ore 19, via che può tornare allo studio. Grazie, grazie Stefano. Allora, come detto, finisce qui il nostro telegiornale, il servizio ovviamente relativo al recupero di Serie D, lo potrete vedere questa sera a partire dalle ore 19 con all'interno della seconda edizione, mentre tutti i servizi sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento di giornata.